Buonasera, buonasera amici carissimi, grazie alla vostra presenza, grazie sempre al Signore che ci dà la possibilità, la voce, la gioia, la bellezza di stare insieme, di dialogare in diretta anche questo giovedì, grazie all'emittente che ci ospita e grazie a tutti voi che gentilmente ci ascoltate. Come vedete con me c'è Padre Gioacchino, è l'incaricato della pastorale ecumenica, perché tra pochi giorni comincerà un momento importantissimo. Dal 18 al 25 c'è l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani. Su questo tratteremo praticamente con abbondanza lungo tutta la trasmissione. Ma permettete che apriamo questo momento con un appello molto cordiale e affabile che il direttore della scuola di teologia rivolge. Ieri è cominciato il nuovo anno della scuola di teologia, da gennaio a gennaio prossimo, a dicembre prossimo. E vuole essere un appello. Ieri c'era già un bel gruppo, perché alcune parrocchie, specie dobbiamo dire Ferrazzano, lo ringraziamo Don Nicola in modo vivissimo, ha mandato un bel gruppo di persone che accompagnano. La scuola di teologia è una scuola di approfondimento con due scopi. Primo, rafforzare la propria fede, servire meglio la propria parrocchia e quindi far crescere il territorio proprio tramite la teologia, che è una delle materie più belle che esista, che comprende filosofia, sacra scrittura, pensare sulla fede, raccoglie un po' tutto quello che è nella realtà di una chiesa, la sua storia, la morale, la catechesi, tutto questo in fondo. Questa scuola, adesso ce lo dirà in maniera diretta Don Fabio, che ne è il direttore molto competente, insieme a un gruppo di docenti, questa scuola si svolge lunedì e il mercoledì, dalle 17 alle ore 20, 2 giorni alla settimana. Ora ascoltiamo il suo appello. Poi lo commenteremo brevemente. Se avete bisogno di qualche domanda, di chiarimenti, fatesela pure nel consueto stile delle vostre telefonate, in modo che possiate cogliere la preziosità di questa realtà teologica. A voi l'appello e il cuore infiammato del direttore Don Fabio sulla bellezza di questa esperienza. Grazie. Don Fabio, al via anche quest'anno la scuola di teologia. Come è stata organizzata? La scuola di teologia è stata organizzata con un anno introduttivo che vuole introdurre gli studenti a questo percorso triennale. Quest'anno, a partire dall'8 gennaio, gli studenti seguiranno le seguenti lezioni: patrologia, storia della liturgia e introduzione alla liturgia, storia delle correnti filosofiche e teologia fondamentale. Attraverso queste materie poi si passerà l'anno prossimo e successivo ancora a degli anni nei quali saranno affrontate in maniera un po' più ampia alcune questioni, sia di teologia, di morale, di sacra scrittura, sulla Chiesa e anche dei seminari di approfondimento. E il fine della scuola vuole essere quello di formare i laici per essere persone impegnate nella vita quotidiana, non solo nelle parrocchie, ma anche nel proprio ambiente di lavoro. Insomma, fare in modo che la fede non sia qualcosa di legato semplicemente a un sentimento, ma una fede sia ragionata. Potremmo dire così, fine della scuola vuole essere quella di avere una visione intellettuale della fede, ma sempre illuminata da essa. Ci Per un giovane che si vuole iscrivere, a chi rivolgersi? si può rivolgere alla segreteria della scuola in via Mazzini numero 80 presso il centro pastorale, dalla segretaria la signora Rita Marsicano, oppure si può anche telefonare allo 0874 48 29 36. Grazie, noi ti auguriamo un buon lavoro e allora tutti a scuola. Tutti a scuola.
Ecco, avrete visto la chiarezza espositiva di Don Fabio che lo caratterizza in tutto, nel suo stile pacato ma preciso, e come ci ha detto che questa scuola dura 3 anni, lunedì e mercoledì, ore 17, ore 20, le materie sono patrologia, filosofia, liturgia, scrittura, morale, storia ed altri seminari, sullo scopo quello di far pensare, per accogliendo le domande sulla fede, domande anche che vengono dai giornali, come recentemente da alcuni dibattiti fortemente impegnati che alcuni giornali, che la Repubblica ha posto sulla realtà della fede con tante domande. Raccogliendo queste domande, la scuola di teologia aiuta te a ragionare sulla tua fede, a fondarla a livello intellettuale e soprattutto densamente pensata, poi ad essere guida per i tuoi figli, perché soprattutto ai grandi che ci si rivolge, guida e sostegno al tuo parroco, ad esempio nella catechesi, nella formazione, capacità anche come laico di voler dare alla società una esperienza di fede ben vissuta e motivata anche sul piano. Che cosa vorrei aggiungere? Perché il martedì, ogni secondo martedì del mese per tutto l'anno, noi continueremo quella tematica Campobasso Scuola di Pace. Monsignor Toso, il 10 dicembre scorso, ci presentò una bellissima riflessione che sarà divulgata in questi giorni, la trovate comunque sul sito Civitas, questa esperienza di lettura della Pace Minteri di 50 anni fa di Papa Giovanni, dando alla pace 4 pilastri. Il primo pilastro che noi riprenderemo in considerazione mese per mese da gennaio fino a maggio sarà proprio il primo pilastro, il 14, sul tema della giustizia, e sarà un laboratorio. Introdurrò io con la mia lettura in base a quello che dice la Pacem in Terris e l'Evangelii Gaudium e dopo, per esempio, come è vissuta la giustizia nel nostro comprensorio. Qual è la realtà delle carceri? Come vivere l'esperienza della giustizia davanti alla fatica del lavoro e alla disoccupazione crescente? Ecco, sono domande sviluppate, avrà il tono del laboratorio, più che della lezione, ci sarà anche quello inizialmente, con tanto di dispensa, di lavagna, ma soprattutto sarà un dialogo dalle ore 18 di martedì 14. Ora, con l'aiuto anche di padre Gioacchino, che ringrazio, noi entriamo nel tema che vorremmo affidarvi questa sera. Chi è padre Gioacchino? È un sacerdote della Romania ed è il parroco di una parrocchia molto grande e molto ben organizzata della città di Campobasso, San Pietro. Allora, ci vuoi dire qualcosa di te, padre Gioacchino? Come ti trovi? Che legame conservi con la Romania? Qual è in fondo la cosa che apprezzi di più di noi e quella con cui più fai più fatica? Ecco, una domanda così giornalistica di introduzione. Bene, per me è un momento particolare. Per la prima volta ecco, mi trovo, direi, davanti alle telecamere. Per dire la verità, fra 2 giorni io faccio 12 anni che sto in Italia. Oh, grazie. Ormai adesso posso dire che mi sono familiarizzato e mi ritrovo più in Italia che per tornare in Romania, su quello che riguarda anche la vita pastorale e la vita ecco, con le persone, con la mentalità. Tra l'altro hai un buon possesso della lingua italiana, noi ti ringraziamo anche di questo. Spero, questo è il dono di Dio, spero che questo mi aiuti anche a poter trasmettere, diciamo, nell'impegno, nel servizio che mi sono incamminato, ecco, di trasmettere proprio quello che il Signore vuole da noi di poter trasmettere. Bene, nella vita francescana ecco, che vivo, questo è proprio anche
forse la disponibilità con quale noi dopo viviamo sia la nostra vocazione che l'impegno di trasmettere la fede. La tua famiglia religiosa è? Siamo frati minori conventuali. Ecco, noi siamo solo due realtà nel Molise, sì, che sono diciamo anche qui nella diocesi, qui a Castelpetroso. Io direi che per adesso la realtà sia quella parrocchiale che anche della fraternità è molto, molto bella. Mi trovo molto bene sia con i frati, anche con i parrocchiani, con la gente. E credo che una stima reciproca che ci aiuta anche a vivere bene, a vivere la gioia, a vivere l'amore di Dio. È proprio questo che mi spinge molto il Salmo 25 che dice: fammi conoscere, o Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Ecco, che ti aiuta anche a vivere bene la tua vita, specialmente la vita di fede. E credo che ci aiuta anche a entrare nel tema che proprio quest'anno, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ci chiama. Ecco, prima ancora di entrare nel tema, proprio raccogliendo la tua realtà di origine, il mondo orientale, che in Romania è proprio da cerniera tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, mi ci piacerebbe far vedere un breve video, ma molto bello, sulla realtà di una mostra che si è svolta la settimana scorsa a San Bartolomeo a riguardo delle icone, che è un'arte orientale che ormai è entrata anche in maniera diffusiva e graditissima anche nella realtà occidentale. È veramente, l'iconografo si interroga qual è la strada di Dio, come incontrare il Signore. Una di queste strade di cui tu hai parlato nel Salmo 25 è proprio l'arte. L'arte è una strada, i colori, il disegno. Ascoltiamo il rettore della chiesa di San Bartolomeo, Don Giovanni Diodati, che ci racconta come è nata questa mostra, così cominceremo a vedere la bellezza dell'Oriente che risplende anche in Occidente. Il filo sottile che unisce il visibile all'invisibile. Abbiamo cercato di capirlo in una mostra iconografica organizzata nella nostra città, dal comune di Campobasso, dalla provincia assessorato al turismo, dall'associazione di parrocchia Cuore non mente e dalla parrocchia San Bartolomeo e Paolo Apostoli in Campobasso. Vogliamo farla vedere anche a voi. Don Giovanni, nelle icone racchiusa tutta la storia cristiana, ma che cos'è un'icona? Beh, l'immagine classica dell'icona è che è una finestra aperta sul mistero dell'infinito. E possiamo dire che è la forma visiva un po' della Sacra Scrittura, attraverso proprio le immagini, perché l'iconografo rende attraverso l'immagine proprio quello che lo scrittore sacro rende attraverso la parola scritta. Ed è la bellezza soprattutto, noi definiamo Gesù il buon pastore, ma anche il bel pastore. E l'iconografo è chiamato proprio a rendere l'invisibile attraverso l'icona il visibile, attraverso la bellezza dell'arte, attraverso questo gioco di luce che emerge man mano che l'iconografo scrive, perché si parla della scrittura delle icone più che della immagine. E come ben sappiamo è possibile rappresentare l'immagine di Dio, di Gesù, dei santi attraverso l'icona, proprio perché il mistero di Cristo, noi stiamo celebrando da poco, abbiamo celebrato il Santo Natale, proprio perché Dio si è fatto carne, si è incarnato sulla terra in un uomo che
realmente uomo e realmente Dio. E allora l'iconografo può rappresentare l'immagine di Gesù attraverso proprio questa scrittura delle icone. Ecco, l'icone finestra sul mondo, potremmo dire, trattati di teologia. I colori di solito sono molto brillanti, proprio come quelli che poi accompagnano la figura del Cristo. Sì, si parte sempre dall'aspetto, dovremmo fare diverse tappe, poi vediamo anche attraverso questi colori naturali di cui sono fatte poi le icone. Attraverso prima l'aspetto scuro, perché si parte sempre dalla tavola scura e man mano emerge sempre di più la luce, proprio perché la luce è importante, ha un suo significato del divino naturalmente, e dalle tenebre si passa alla luce sempre più forte, fino a rappresentare appunto anche l'aspetto mistico dell'invisibile, della persona che prega, perché nella icona c'è da dire che c'è una presenza, è un sacramentale, c'è una presenza di Dio. Certo, sta da parte nostra avvicinarsi con grande fede, soprattutto l'iconografo, perché la Chiesa pretende anche che l'iconografo sia una persona che prega, che conosca bene la parola di Dio, perché ci sono dei canoni ben precisi da rispettare, non si possono inventare le icone così, ma il vero iconografo è colui che rispetta i canoni della tradizione iconografa, che risale oltre 1000 anni. Qual è il valore evangelizzante di un corso di iconografia che oggi viene promosso sui nostri territori? Sì, questo poi magari lo faremo, lo ascolteremo da Emanuele, che sta preparando anche il prossimo corso di iconografia. Come dicevi, è anche un cammino di fede, un cammino spirituale, perché non ci si avvicina e né ci si improvvisa nel dipingere, nello scrivere le icone. Dietro c'è un cammino spirituale molto molto intenso, perché il vero iconografo deve pregare molto, dovrebbe anche digiunare, e deve avvicinarsi al mistero, e al mistero non ci si può avvicinare, non si può improvvisare. Questo vale un po' per tutti, no? Lo stesso nella nostra tradizione cattolica, non possiamo pensare di incontrare Dio se non attraverso il silenzio, attraverso la preghiera, attraverso la grande umiltà di essere di fronte al mistero di Dio. Allora, con grande umiltà anche noi riusciamo a dipingere poi, come potete ammirare, queste icone. In ultimo, nelle icone è chiusa la bellezza. In una sola parola, che cos'è e qual è il bello del vero? La bellezza è anche la bellezza è un mistero, ma anche per la bellezza credo ci vuole un cuore e una mente aperta, libera, perché non tutti riescono a cogliere le varie sfumature della bellezza, perché anche il creato, uno può restare ammirato di fronte alla bellezza di un cielo stellato, di un'alba o di un tramonto, ma ci vuole anche una certa sensibilità per poter cogliere la bellezza. E io mi auguro che anche voi, contemplando e guardando con attenzione queste icone, ne restate un po' ammirate dalla bellezza, non solo per l'arte che c'è dietro, ma soprattutto per quello che ogni icona rappresenta. E un veniteci a trovare. Naturalmente, perché vale la pena a Campobasso, e abbiamo questa occasione unica e irripetibile di conoscere veramente delle icone straordinarie fatte anche da iconografi di fama internazionale. Allora vale veramente la pena conoscere e ammirare questa bellezza delle icone. Ecco, come avete potuto vedere, è stato un evento veramente bello, non da tutti conosciuto. Si è chiuso qualche giorno fa, ma verrà ripetuto in luglio. Ci auguriamo anche con maggior presenza. I visitatori sono stati tanti, perché si è diffuso attraverso il silenzio di un'esperienza, la dolcezza dei colori, la meraviglia e lo stupore della perfezione artistica di queste immagini, di queste icone, il sapore meraviglioso dell'infinito, la bellezza e la dolcezza di Dio fatto colore. Vorrei ora, tra poco, un passaggio all'autore. Ci piace però dare ora alcune notizie
sul tema principale di questa serata. Voi sapete che dal 18 al 25 di gennaio in tutto il mondo si prega per l'unità delle chiese. Voi sapete che sono più di 2000 le chiese nel mondo, le grosse, cattolica, ortodossa, protestante, eccetera, eccetera. Ma poi tutte le realtà, le sette, sono tantissime. Perché? Perché si è spezzata l'unità, la tunica inconsutile del Cristo? Forse perché, sentendo la lettura che tra poco leggeremo, fin dai primi decenni era difficile conservare la comunione ecclesiale, pastorale e spirituale all'interno delle comunità, già in quelle create da Paolo. Prima ancora però di passare al brano che tra poco ci leggerà Padre Gioacchino, noi vorremmo raccontarvi perché è nato questo ottavario. È nato circa 100 anni fa per l'intuizione di un monaco benedettino che nel cuore suo capì e diede quasi al suo cuore un impulso di grande sofferenza e disse nel suo cuore, pensate quanto era grande la tenerezza di questo monaco, quanto soffrirà Dio nel vedere la sua chiesa così frastagliata, così spezzata, questa grande tunica che è l'immagine della chiesa tirata di qua e di là, a brandelli, quanto soffrirà il cuore di Dio. Anche perché tutto il movimento ecumenico aveva avuto, fine 800, inizio del 900, un grande impulso da una constatazione. Il movimento ecumenico non è nato nelle chiese antiche, tipo la Germania o l'Italia, che hanno creato le divisioni lungo i secoli, ma è nato in terra di missione, specie nell'Asia. Perché? Perché i pagani, i buddisti, gli induisti dicevano: ma tu sei cattolico e tu sei protestante, tu sei ortodosso, che vuol dire? Perché? Non siete tutti di Cristo? La vergogna che provavano i cristiani nel dover dire sì, io sono cristiano, però sono cattolico, non sono ortodosso, non sono protestante. L'imbarazzo nella spiegazione rese i cristiani consapevoli che non si può annunziare il Vangelo senza l'unità della Chiesa. Fu la spinta missionaria che fece riproporre come centrale il movimento ecumenico, la necessità, cioè, dell'unità. Senza unità, anche oggi, non è possibile annunziare il Vangelo. Ecco perché allora, partendo da queste chiese, adagio adagio, poi la proposta di questo monaco di fare una settimana di preghiera che partisse il 18 di gennaio e si concludesse il 25, giorno della conversione di San Paolo, fu proprio questo. Anche le chiese devono convertirsi per due ragioni: perché devono annunciare il Vangelo con fedeltà e devono ritrovare la strada dell'unità. Unità ed evangelizzazione sono quindi insieme, perennemente insieme, intrecciate. Ora chiediamo a Padre Gioacchino di spiegarci il manifesto e di darci la data degli incontri. Poi leggeremo il testo di Paolo. A te la parola, carissimo, che sei il delegato diocesano della pastorale ecumenica. Ecco, credo che nella bella introduzione che avete già fatto, credo che già il titolo di quest'anno ci dice tanto, perché è preso proprio dalle parole di San Paolo. Ecco, si celebrerà la festa della sua conversione, ecco, proprio questo è l'invito. Cristo non può essere diviso. Ecco, vi mostriamo il manifesto che tu ci puoi leggermente spiegare. Sì, per questo dico, è molto bello, perché come ogni anno la settimana è preparata, ecco, da una chiesa, l'esperienza di una chiesa locale. Quest'anno
viene preparata proprio dalla Chiesa canadese, dai fratelli e sorelle, ecco, delle chiese del Canada. Ecco, che ci presentano proprio questa immagine che Cristo non può essere diviso. E credo che è molto bello entrare anche noi a meditare sull'invito che San Paolo fa, che dopo lo sentiremo proprio, ecco, dal testo. Anzi, conviene che tu lo legga. Mm-hmm. Sentite che bello, leggi la citazione. Cristo non può essere diviso. Tratto dalla lettera di Paolo. Prima lettera ai Corinti, primo capitolo, dal versetto 1 al 17. Ecco, ascoltiamolo, sentite quanto Paolo, è grande. Paolo, che Dio ha chiamato a essere apostolo di Gesù Cristo, e il fratello sostenne, scrivono alla Chiesa di Dio che si trova a Corinto. Salutiamo voi che uniti a Gesù Cristo siete diventati il popolo di Dio, insieme con tutti quelli che, ovunque si trovino, invocano il nome di Gesù Cristo nostro Signore. Dio nostro Padre e Gesù Cristo nostro Signore diano a voi grazia e pace. Ringrazio sempre il mio Dio per voi, perché vi ha dato la sua grazia per mezzo di Gesù Cristo. Attraverso di Lui vi ha arricchito con tutti i suoi doni, tutta la predicazione e tutta la conoscenza. Il Cristo che vi ho annunziato è diventato il solido fondamento della vostra vita. Perciò non vi manca nessuno dei doni di Dio mentre aspettate il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli vi manterrà saldi fino alla fine. Nessuno vi potrà accusare quando nel giorno del giudizio verrà Gesù Cristo nostro Signore. Infatti, Dio stesso vi ha chiamati a partecipare alla vita di Gesù Cristo, suo Figlio e nostro Signore, e Dio mantiene le sue promesse. Ecco, questa è la prima parte, cioè il volto di Gesù, che è fondativo, dice Paolo, di tutta la nostra fede. Ma, c'è un ma, vedete il disegno che lo esprime, come Paolo tra poco ci dirà. Fratelli, in nome di Gesù Cristo nostro Signore, vi chiedo che viviate d'accordo. Non vi siano contrasti e divisioni tra voi, ma siate uniti, abbiate gli stessi pensieri e le stesse convinzioni. Purtroppo alcuni della famiglia di Chloe mi hanno fatto sapere che vi sono litigi tra voi. Mi spiego, uno di voi dice: io sono di Paolo, un altro io di Apollo, un terzo sostiene: io sono di Pietro, e un quarto afferma: io sono di Cristo. Ecco, vedete le frammentazioni. Perciò ma Cristo Paolo non può essere diviso. Ecco il titolo, ma Cristo, leggilo. Ma Cristo non può essere diviso. E Paolo, dall'altra parte, non è stato crocifisso per voi. E nessuno vi ha battezzati nel nome di Paolo. Grazie a Dio, non ho battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio. Così nessuno può dire di essere stato battezzato nel mio nome. È vero, ho anche battezzato la famiglia di Stefania, ma non credo proprio di averne battezzati altri. Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunziare la salvezza. E questo io faccio senza parole sapienti, per non rendere inutile la morte di Cristo in croce. Ecco, la seconda parte, come dicevamo, è espressa benissimo con questo poster. Anche la Chiesa di Corinto, siamo intorno agli anni 55-58 dell'era cristiana, anche la Chiesa di Corinto già risente dei partiti, delle situazioni di contrapposizione, che talvolta registriamo anche nelle nostre realtà di oggi.
ma io appartengo a quel movimento, tu a un altro, tu a un altro ancora, io sono della parrocchia, io sono di questo, non di quella, io sono legato a quel prete, tu a quello o a quell'altra realtà. Ecco, ciò che oggi anche noi, in maniera amara, talvolta registriamo, Paolo lo segnala. E questo quadro lo esprime in maniera grandissima. La settimana di preghiera per l'unità non è propagandistica per farsi cattolici, ma è perché tutti i cattolici, ortodossi, protestanti, evangelici, tutti hanno bisogno di conversione. E la conversione si ha quando io riesco a creare l'unità attorno al Cristo. Cristo non può essere diviso. Questo è il messaggio meraviglioso. Voi capite che è un messaggio di pace, di fraternità, e rientra in pieno in quel cammino che la città nostra, Campobasso, come città della pace, ha proposto quest'anno. Ci vuoi dire, Don Gioacchino, come saranno gli incontri e dove? Ora ascoltateci bene, segnateveli se avete, li troverete comunque sulle vostre chiese. Ci sono tre momenti. Ecco, noi abbiamo studiato bene questa settimana anche i giorni che possono essere favorevoli un po' per tutti, e abbiamo pensato per tre date, come anche negli anni scorsi. Sarà il primo incontro domenica, il 19 gennaio, alla Chiesa Valdese, via Cavour, vicino al carcere. Ma vorrei anche precisare che quest'anno sarà un po' particolare. Vorremmo iniziarla un po' prima, con un gesto simbolo, anche essendo la città di Campobasso, la città della pace, ecco, di piantare un olivo, una pianta d'olivo. E dopo il secondo incontro si farà nella chiesa di San Bartolomeo il 21, e tutti gli incontri si terranno alle ore 19. Ecco, questo è bene da sapere, perché così non si sbaglia. La chiesa di San Bartolomeo, ecco, che si sa, è verso la chiesa al santuario, ecco, sulla salita San Bartolomeo. Nel centro storico. Centro storico. E l'ultimo incontro sarà proprio nel giorno della chiusura, il 25, nella chiesa della Riconciliazione, che si trova nella zona industriale, ecco, vicino alla RAI. Ecco, questi tre incontri. Provo a dirli allora, 19? Il 19, ore 19, 21, ore 19, e il 25, ore 19. Ecco, questi tre incontri che devono essere incontri comuni, ma noi in questa settimana dobbiamo ognuno, ecco, ricordare nelle preghiere proprio l'invito che c'è. E noi sappiamo bene che quest'anno saranno anche 50 anni dell'uscita del documento del Concilio Ecumenico Vaticano II, ecco, che dobbiamo ancora di più unitatis et integratis. Sì, ecco, che dobbiamo studiarlo, anche viverlo con più impegno. Credo che è bello, perché San Paolo, su questo cammino della conversione, ecco, dell'unità, ci insegna tanto. È importante, ecco, che ognuno di noi dopo si dia anche da fare, perché abbiamo bisogno anche di conversione, ma di impegno. Lo stesso San Paolo dice: dobbiamo guardare i carismi devono essere la ricchezza che deve unirci. E così come Giovanni Paolo II diceva, quanto è importante quando le chiese si incontrano e cercano non di affrontare quello che li dividono, ma quello che li uniscono. E che cosa ci unisce? Ci unisce solo Gesù Cristo. Ecco, credo che la bellissima immagine di quest'anno ci suggerisce tanto. Ecco, per quello dico, credo che è bello di rivederlo e di farlo anche come immagine nostra. Fratelli, in nome di Gesù Cristo, nostro Signore, vi chiedo che viviate d'accordo. Non vi siano contrasti e divisioni tra voi, ma siate uniti. Abbiate gli stessi pensieri e le stesse convinzioni. A proposito della chiesa di San Bartolomeo, ritorniamo un attimino indietro per qualche minuto e ascoltiamo sullo sfondo delle icone l'esperienza
di chi ha dipinto le icone. Poi vi daremo lo spazio per gli interventi in diretta. Prego alla regia di mandarci la seconda parte della bellissima mostra sulle icone. Volevo sapere come ti sei avvicinato a questo bellissimo mondo delle icone. La mia esperienza inizia nel 1996 con la conoscenza di un maestro greco, Stefanos Armakolas. Da allora ho avuto l'opportunità di entrare in questo mondo della scrittura dell'icona, grazie soprattutto a diversi stage che abbiamo organizzato. Poi successivamente, durante gli anni, ho avuto l'occasione di conoscere il maestro Giovanni Raffa, che è un maestro di fama internazionale. E le sue opere sono sparse in tutta Europa e diciamo che ho avuto l'occasione di entrare a far parte della sua scuola. Ecco, chi si avvicina a questo mondo? Che tipo di studi deve fare? Che cosa deve conoscere a fondo? È basilare saper dipingere. Questa è la cosa principale, anche avere a che fare con le grafie, con i colori, quindi un minimo di approccio artistico ci deve essere. Ecco, nell'icona racchiusa la tradizione cristiana, però ecco, come nasce un lavoro? Partiamo dall'origine, come si costruisce un'icona? Innanzitutto la scelta della tavola è indispensabile, deve essere un legno non resinoso. Di solito si può utilizzare il tiglio anche. Queste tavole devono essere rinforzate perché giustamente con il passare del tempo il legno subisce delle deformazioni. Però per evitare le eccessive deformazioni della tavola di legno si usano delle zeppe a coda di rondine che serve per stabilizzare la tavola. Successivamente, una volta realizzato diciamo, la tavola, si procede con la gessatura. Per quanto riguarda la gessatura, bisogna prima mettere sulla tavola una tela per evitare che la deformazione del legno possa danneggiare il dipinto. Si procede così con la gessatura. Come scuola ne utilizziamo 60% gesso di Bologna e 40% gesso di Medon, che è un gesso francese. Una volta realizzata la gessatura, si procede con una levigatura, perché il fondo di gesso deve essere liscio come una tavola, come un foglio di carta. Poi, dopo fatto questo tipo di procedimento, si studia il modello, si realizza e si riporta sul gesso. Dopo questo procedimento si devono fare le incisioni e poi dopo si procede con la doratura. Noi facciamo due tipi di dorature. Facciamo la doratura a bolo e la doratura a decalco. Come potete vedere poi successivamente da queste icone, potete vedere che ci sono alcune icone che sono a specchio, perché ho utilizzato una doratura a bolo, perché la doratura a bolo permette la lucidatura attraverso la pietra d'agata. Mi sono sempre piaciuti invece i colori. Quant'è che si colora un'icona? Una volta fatto il procedimento della doratura, si inizia finalmente a dipingere. Si iniziano con le campiture, quindi all'inizio l'icona appare con colori molto uniformi, non ci sono piatti, e è abbastanza scuri anche, perché la campitura è generalmente il colore più scuro. Poi si procede con gli schiarimenti, di solito sono 3 o 4 gli schiarimenti da effettuare su una icona. Per finire con i tratti vivi sono il massimo punto di luce ed è facilmente osservabile sull'icona, soprattutto sugli incarnati, dove vediamo queste strisce, queste linee bianche, quasi bianco puro. E i colori principalmente sono colori di origine naturale, abbiamo terre, abbiamo minerali, abbiamo anche di origine animale, tipo ci sono dei rossi che provengono da insetti. E poi abbiamo i bianchi, utilizziamo il bianco di titanio e il bianco di zinco. Quindi il tutto diluito con il medium. Il medium è un composto costituito da tuorlo d'uovo, olio di lavanda o olio di noci,
e vino bianco. Alcune scuole usano anche l'aceto. Quindi tutto naturale, però mi pare di capire che è un lavoro per cui occorre molta pazienza, ma per scrivere la storia occorre pazienza. Tantissima pazienza, infatti durante la pittura, naturalmente, durante la scrittura dell'icona si deve anche pregare e quindi si crea questo rapporto tra l'icona e chi la realizza. Quindi una specie di connubio fede-lavoro. Sì, proprio questo. Volevo invece poi dirti in ultimo, qual è il potere evangelizzante di un corso di iconografia a cui oggi tutti i giovani possono partecipare, secondo te? Innanzitutto è un modo di testimoniare anche attraverso l'arte, attraverso i colori, perché come sappiamo l'iconografia, l'icona è ricca di simbolismi e quindi soprattutto i giovani, quest'anno hanno partecipato due dei ragazzi anche, è anche un modo di scoprire la fede attraverso queste, quindi è un approccio di sensibilità anche, di comunione che si crea anche con diciamo l'opera che si sta scrivendo in quel momento. Certo, alla fine voltarsi e pensare quest'opera l'ho fatta io deve creare una grande emozione. Sì, però la cosa principale è che il rapporto che ci deve essere verso l'opera d'arte è un'opera di distacco, perché l'iconografo è il tramite tra Dio e l'opera che si viene a realizzare. Quindi chi realizza l'icona non deve dire l'ho realizzata io, ma io sono stato questa matita, questo pennello che Dio ha utilizzato per realizzare l'opera. Ecco, in ultimo, con entusiasmo contagia i giovani che ti stanno ascoltando e invitali a partecipare a un'esperienza di questo tipo. È un'esperienza unica, di comunione anche e soprattutto per chi partecipa, è anche un modo di socializzare e di vivere la fede in una maniera diversa. Avrete notato la straordinaria storia per comporre, per scrivere un'icona. L'Oriente poi ci stava dicendo, padre Gioacchino conserva in maniera gelosissima questa tradizione. Il tempo però non è più dato a noi di poter dialogare su questo. Vorremmo invece sentire se c'è qualche domanda a proposito della fede annunziata dentro il tessuto dell'unità e dipinta anche tramite le immagini. Se c'è qualche domanda da parte vostra, è il momento di esprimere le vostre domande. Noi vi accoglieremo volentieri nel nostro cuore, dato che ogni domanda è un pezzetto della storia di ciascuno di voi. Non so se c'è già qualche domanda in azione, ma certamente è un buon momento ora per poter ascoltare. Pronto? 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 C'è qualcosa che non va. Vi chiediamo sempre di abbassare la televisione quando parlate per non creare l'effetto eco. Pronto? Ecco, i telefoni stanno squillando, ci auguriamo di poter intervenire. Vi chiediamo solo di abbassare. Pronto? Pronto, eccellenza. Abbassi la televisione, Isabella, abbassi la televisione subito. Eccellenza, immediatamente, eccellenza. Grazie, se altrimenti non si sente nulla. Ho chiuso. Grazie. Prego. Dunque... Dio, ha detto il Papa, non è cattolico, sì. È universale, ragion per cui tutto il resto dipende dalla volontà dell'uomo. Io non vado fuori tema stasera, eccellenza, no. Mi permetto semplicemente di chiedere a lei
un suo autorevole parere in merito a quanto sto per dirle. Sì. Nel leggere l'enciclica del Santo Padre Francesco, Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, mi hanno colpito le parole incise sullo stemma del pontefice, sì, ispirate dal venerabile Beda. Sì. Miserando atque eligendo, che ho tradotto, e mi corregga se la traduzione non fosse esatta, eccellenza, avendo misericordia e scegliendo, o più letteralmente scegliere con misericordia. Esatto, sì. Sono lo specchio dell'animo di questo Papa definito da una grande firma del giornalismo italiano, Eugenio Scalfari, un pontefice rivoluzionario. Desidero una chiesa povera per i poveri e l'esortazione apostolica di Evangelii Gaudium, un custodire il creato con amore. Dio non è cattolico, ma universale, e mai un Papa, prima d'oggi, si era espresso con tanta fiduciosa certezza. Posso accettare e quindi condividere la parola rivoluzionario, ma non l'enormità di espressione con cui Scalfari ha titolato il suo articolo «Il Papa ha abolito il peccato». Sottile, pretestuosa ironia di un giornalista notoriamente non credente, per far colpo sull'ingenuità dei semplici e, perché no, anche dei furbi. Un relativismo che non riguarda la filosofia di Kant e tantomeno le profondità dell'essere dell'attuale pontefice. Gradirei, eccellenza, il suo illuminato pensiero in merito. Grazie. Grazie a lei, Isabella, anche per la domanda ricca di cultura che dovremmo cercare di rispondere in pochi attimi, visto il tempo. Però mi pare di sottolineare tre cose. Innanzitutto, il contesto in cui lei è intervenuta è un contesto in cui noi siamo grati di poter dire anche noi, ripetere questa frase, Dio non è cattolico ma universale. Però è una frase che, letta bene, cattolico già vuol dire di per sé universale, quindi è evidente che Dio è sempre universale, perciò va oltre le barriere, ma insieme cattolico, in quanto non legato a una confessione, ma al termine greco primitivo, primigenio, che vuol dire universale. È chiaro che Dio è il Dio di tutti. C'è una bella canzone che dice di che colore è la pelle di Dio. Lo sapete benissimo, è una domanda retorica, ma molto efficace, dialogando con i ragazzi. Ecco, questo è il primo concetto. Dio è il padre di tutti, ha tutti i colori nel suo cuore della nostra pelle, ha tutte le religioni raccolte nel suo grande dono di amare tutti gli uomini con gratuità e pienezza. Questo lo porta ad essere estremamente capace di misericordia. Ben ha citato lei lo stemma del Papa, miserando atque eligendo, ne ha citato anche la fonte con precisione. Il testo del padre della Chiesa Beda, che commenta il testo di Matteo della scelta. E questo giorno è importante per Papa Bergoglio, perché fu proprio quel Vangelo di Matteo, scusate, letto in un contesto particolare della sua vita, che lo indusse a entrare tra i gesuiti. In pratica lui disse: se Cristo ha scelto Matteo, nonostante il suo passato, e lo ha amato, ha detto tu seguimi, anch'io mi sono sentito da Dio gratuitamente scelto, chiamato tramite Gesù. Lo scelse con misericordia, scelse Matteo con misericordia, scelse Bergoglio con misericordia, ma scelse anche me e Padre Gioacchino, ognuno di noi è scelto con misericordia. Che questo stile di Papa Francesco sia cosiddetto rivoluzionario agli occhi di Scalfari, credo che sia un parere di molti. Più che un parere letterario, è ciò che lascia nel cuore
quando si va in udienza da lui, come io ho lanciato nel messaggio di Natale. È sconvolgente, cioè lascia le cose sempre inaspettate. E con una frase che mi ha detto uno degli addetti alla sicurezza, Papa Francesco compie un gesto simile a quello di Gesù con Matteo. Matteo era un peccatore, era uno che era addetto alla raccolta del denaro e quindi era visto male dal popolo ebraico, era un pubblicano. Però lui ha scelto il pubblicano e ha lasciato a casa i farisei. Così Papa Francesco, citando questa bella frase, chi pensa di essere considerato non è più considerato, è poco considerato. Chi invece si avvicina a lui ed è e si aspetta di essere altamente considerato, in effetti considerato non resta. Ecco, Gesù non ha scelto una brava persona, ha scelto uno che collaborava con i romani, maneggiava denaro, che non si sentiva affatto degno, tant'è che Zaffirelli nel suo film fa vedere che quando Gesù si avvicina e sceglie Matteo, Pietro si ritira e non vuole più andare a tavola con Matteo. Questi problemi, che in fondo sono quelli che restano fondamentalmente alla base anche di questa realtà di divisione, le troviamo già negli Apostoli. Cristo però è stato grande, grande perché ha dato vigore, valore, cuore, tenerezza, ecco, tenerezza soprattutto a chi ha sbagliato, miserando, atque eligendo. Ci siamo sentiti tutti scelti, perché tutti avvolti della sua infinita misericordia. Questa è la bellezza del Vangelo ed è questa la grande risposta che noi diamo anche attorno al tema del peccato. Il Papa non ha abolito il peccato, ma ha dato al peccatore, anche a Matteo, anche a ciascuno di noi, una grazia, una gioia infinita di sentirsi scelti con il dito puntato, come ha fatto in maniera meravigliosa Caravaggio nel suo splendido quadro che trovate a Roma nella chiesa di San Luigi dei Francesi. Entrando sulla sinistra troverete sullo sfondo questo quadro e Caravaggio, che non era uno stinco di santo ma era un uomo di grande fede, ha voluto trasmetterlo proprio così. Dentro una bettola arriva Cristo, buia, entra, spalanca con la luce della sua presenza e porta una luce inaspettata, una luce che illumina le monete, che illumina un ragazzo e un tecnico che non guarda, nemmeno alza gli occhi, ma illumina soprattutto Matteo, che si sente interpellato e alla mano di Gesù che lo guarda e lo chiama eligendo, ecco che Matteo risponde miserando, dice io misero, sono io che tu chiami, sono io che devo venire, e Gesù gli dice tu seguimi, e Matteo, come dice il testo, si alzò e lo seguì. Questo è il cuore della vocazione di Papa Bergoglio, ma il cuore della vocazione di ogni cristiano, perché tutti noi siamo amati gratuitamente. Ecco perché è bello anche chiedere perdono dei peccati contro l'unità e sentirsi avvolti. Lascio il pensiero finale a Padre Gioacchino su quello che tu ci vuoi dire proprio in relazione all'appello, alla partecipazione e alla forza, alla bellezza di questa settimana che si aprirà tra qualche giorno. Io vorrei, ricollegandomi anche dalla spiegazione che avete fatto, è molto bello, ecco, di pensare come noi, quando iniziamo la Santa Messa, ecco, chiediamo misericordia a Dio. Ecco. Ma il gesto non è solo affermarci alla misericordia, quanto all'amore che Dio ci dà. È proprio questo che ci incoraggia, ecco, per vivere e vivere nella santità la Santa Messa. E da qui partendo, prendendo anche spunto dalle icone, ecco, anche come una curiosità, noi sappiamo che nelle nostre chiese, quando si entra, si cerca di puntare il Santissimo, ecco, la presenza reale di Cristo. E così nelle chiese ortodosse la presenza reale è
sono nelle icone, le icone che sono messe davanti prima, diciamo, dell'altare dove il sacerdote celebra la messa. Ecco, questo è importante di sapere queste due cose, ecco, la curiosità ma anche il rispetto quando si deve visitare una chiesa ortodossa. E vorrei concludere, diciamo, perché è molto bello e importante, che il nostro impegno deve essere un impegno serio, coraggioso e tante volte anche impegnarci con il nostro sacrificio, dando tempo anche a quello che tante volte noi trascuriamo o rimaniamo chiusi noi stessi. E questo è bello, prendendo lo stesso, che è per me un insegnamento ma anche una guida, prendendo un versetto dal Salmo 12, insegnaci a contare i nostri giorni per così giungere alla sapienza del cuore e arrivare a quello che veramente Dio vuole da noi e noi di poter godere del suo amore. Grazie. Porgo un saluto vivissimo a tutti voi che ci avete seguito, ma con un particolare saluto ai ragazzi che domenica riceveranno la cresima in carcere. Sono un bel gruppo, preparati molto bene da Don Pino, loro cappellano, insieme ai volontari, ed è un gesto grandissimo. Oggi è venuta una mamma di questo ragazzo con le lacrime agli occhi per essere contenta della scelta che ha fatto il figlio di incamminarsi e di ricevere la cresima. Ecco, anche voi pregate per questi ragazzi, che la forza del Vangelo, la forza dello Spirito Santo li rinnovi nel cuore e porga a tutti la forza di crescere insieme, di incontrarsi insieme, di costruire insieme in unità e dignità. Grazie, buonanotte a tutti voi, con grandissima riconoscenza per il vostro ascolto e soprattutto per il grazie a Dio che ci pone in unità. Grazie, buonanotte.